che mi è a disposizione per dire con chiarezza che la Lega non svende il patto con gli elettori fatto nel 2013 per votare un qualcosa che è totalmente contrario a quanti gli stessi elettori del centrodestra che avevano dato il loro voto a noi e anche a Forza Italia ci avevano chiesto. Un voto che andava verso il federalismo e l'autonomia, non una riforma costituzionale accentratrice che toglie poteri a un'autonomia responsabile che dovrebbe dare servizi al cittadino. E guardi, dico con chiarezza all'onorevole Gelmini che le sue minacce se le può tenere per sé. Non cadiamo in questo gioco. Ma il problema vero è che queste minacce non le sta rivolgendo alla Lega, che ha la forza elettorale, e devo dire dagli ultimi sondaggi anche più alta di quella di Forza Italia, per dare risposta ai cittadini. Ma queste minacce le sta facendo a quegli elettori che si erano fidati di una promessa oggi tradita. E noi con i traditori le alleanze non le facciamo, se questa è la scelta che la Gelmini oggi ha raccontato. Grazie.